Presso la sede dell'Unione Comuni Garfagnana a Castelnuovo, i massimi rappresentanti del Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano hanno presentato il piano che permette alle imprese di acquisire crediti di sostenibilità, usufruendo di boschi che rispettano le caratteristiche richieste dal progetto e che sono presenti all'interno del parco. Quella proposta dal parco è la prima operazione del genere adottata in Italia, come hanno sottolineato i relatori. Dopo i saluti del presidente Tagliasacchi, sono intervenuti Fausto Giovannelli e Raffaella Mariani, presidente e vicepresidente del Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano. In collegamento è intervenuta anche l'assessora regionale Stefania Saccardi. Tutti gli interventi hanno sottolineato i tanti aspetti positivi dell'iniziativa, che offre vantaggi sia ad aziende che a proprietari di aree boschive. Soprattutto per i proprietari di foreste, che possono vedere riconosciuto il grande lavoro della gestione sostenibile e responsabile delle loro foreste. E dall'altra parte, naturalmente, anche da parte di aziende virtuose che decidono di impegnarsi da un punto di vista della sostenibilità, acquistando crediti di sostenibilità, che ovviamente consentono loro di presentarsi sul mercato più neutrali da un punto di vista delle emissioni delle CO2. Ovviamente al momento il progetto non può riguardare un singolo proprietario, in quanto è necessario gestire aree piuttosto estese. Il progetto sembra essere invece l'ideale per comuni, usi civici o anche consorzi di privati. Da sottolineare inoltre che i boschi legati al progetto non hanno vincoli restrittivi. No, in realtà non ci sono vincoli da un punto di vista formale, c'è semplicemente la messa in valore dei servizi ecosistemici delle foreste, anche da un punto di vista economico, quindi gli incassi possono poi essere utilizzati da parte dei proprietari per la gestione forestale del proprio patrimonio.